Le difficoltà dei comuni, la richiesta di maggiore attenzione alla regione Campania e il problema dell'autonomia differenziata. Il sindaco Clemente Mastella domani prenderà parte all'assemblea regionale di ANCI Campania, in programma al Belvedere di San Leucio di Caserta, e in vista dell'appuntamento rilancia. Riproporrò le stesse questioni, non è che io abdico alle cose che dico, perché abbiamo sempre problemi. Sempre, ieri ho fatto una riunione, una bella riunione, abbiamo fatto con i miei dirigenti, con le ferrovie, per quanto riguarda, siamo visti a casa di Mimmo Palladino, perché ho l'idea, è il comune che ha così i soldi che facciamo fatica ad avere, se invece la regione ci dà una mano, anche noi non facciamo violenza ai nostri bilanci, ma proponiamo una presenza esteticamente rilevante per quanto riguarda il patrimonio che sarà poi della città e quindi all'interno della regione, da parte un'opera di Mimmo Palladino all'ingresso della stazione di Benevento, che sarà rifatta con 30 milioni di euro. Quindi, queste sono le cose che occorre discutere e dialogare. Se ci avessero dato, ci dessero 300-400 mila euro, avremmo risolto i problemi. Non so come fare col bilancio invece. Al di là della polemica sull'assegnazione di 2 milioni di euro per le luci d'artista di Salerno e dell'aver lasciato a secco le altre province campane, dopo l'incontro di ieri con il sindaco di Avellino Gianluca Festa, Mastella chiede maggiore impegno per le aree interne e prepara il colpo con il maestro Sannita della Trans Avanguardia, Mimmo Palladino. Si è preso un po' di tempo, però come diceva quel tale, pur si muove, quindi come tale insomma qualcosa si muove.